O Dio, vieni a salvarmi. Lodata, benedetta sempre sia. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria,
impediaci, prego, la grazia di usare saggiamente i beni terreni nella continua ricerca delle verità celesti. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Thank you.
Preghiera. Vergine Immacolata, tu che sei la più nobile di tutte le creature, l'oggetto delle divine compiacenze, elevata alla grande divinità di figlia dell'Eterno Padre, di madre del Figlio di Dio, e sposa dello Spirito Santo, rivolgi i tuoi curiosi sguardi a noi peccatori. Tu che sei dall'eternità, sei stata da Dio per scelta ad essere la gloria di Gerusalemme, la ricchezza di Israele e l'onore di tutta la Chiesa, non permettere che i tuoi diritti loro condanni qualcuno di noi
Signore di tutti i nostri peccati. Confesso a Dio potente, a voi fedeli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e funzioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine di Maria, gli angeli santi e voi fedeli, di pregare per me il Signore di nostro. Dio di potente, abbi misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, preghiamo. O Dio, Padre di ogni consolazione, che agli uomini peregrini nel tempo hai promesso terra e cieli nuovi, parla oggi al cuore del tuo popolo perché in purezza di fede e santità di vita possa camminare verso il giorno in cui manifesterai pienamente la gloria del tuo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio e il Regno con te e l'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Anche se alcuni parlano di lentezza,
Egli invece magnanimo occorre, perché non vuole che alcuno si perda, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. Il giorno del Signore verrà come un ladro, allora i cieli spariranno in un grande boato, gli elementi consumati dal calore si dissolveranno e la terra con tutte le sue opere sarà distrutta. Dato che tutte queste cose dovranno venire in questo modo, quale deve essere la vostra vita nella santità della condotta e nella preghiera? Mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, nel quale i cieli in fiamme si dissolveranno e gli elementi incendiati fonderanno. Noi infatti, secondo la tua promessa, aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali abita la giustizia. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, fate di tutto, perché Dio vi doni in pace, senza colpa e senza macchia. Parola di Dio. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaia: ecco, dinanzi a te vi mando il mio messaggero, egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Rifugio Giovanni che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico, e proclamava: viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, egli vi battezzerà in Spirito Santo. Parola del Signore. La nostra riflessione si sofferma soprattutto
su un determinato contenuto che potremmo definire profetico. Nell'Antico Testamento abbiamo ascoltato il profeta Isaia, e che preannunzia un profeta che avrebbe portato la pace, un profeta che avrebbe portato la gioia. Perché? Perché Israele è nel lutto, nella tristezza, perché ha perso tutto, ha perso il Tempio di Gerusalemme, ha perso la gioia della identità nazionale, ha perso la dignità del vivere. E in terra d'esilio il profeta Isaia, in modo particolare, il secondo Isaia, lo sapete, il libro del profeta Isaia è un libro lunghissimo dell'Antico Testamento, e alcuni studiosi lo dividono in tre parti: primo Isaia, secondo Isaia, terzo Isaia. E perché? Perché sono più profeti. E poi c'è stata una giovane che abbiamo seduto insieme, e per cui noi oggi parliamo del libro del profeta Isaia. Guardate, il profeta Isaia sarà visto intorno al VI secolo, e in realtà è VII VI secolo. Invece il profeta di cui noi parliamo quest'oggi è vissuto in terra d'esilio, e in un momento particolare della storia di Israele, quando appunto da Gerusalemme il popolo fu deportato in Oriente, in Babilonia, e lì in quella terra il popolo anelava, voleva ritornare ad Israele, voleva ritornare a contemplare la sua terra, a contemplare il suo tempio distrutto. E allora, se il libro del primo Isaia è vissuto quando Gerusalemme era in piedi, il secondo Isaia è un altro profeta che è vissuto quando Israele ormai non c'è più, ci sono dei deportati. E allora questo profeta dice che il Signore ha voluto consolare il suo popolo, perché manderà un profeta, perché questo profeta possa portare la pace e possa far ritornare il popolo alla sua antica terra. E soprattutto è un profeta questo che parla di consolazione, parla di gioia, perché Dio si è ricordato del suo popolo. Dio non è lontano, Dio invece è vicinissimo al suo popolo. Ora, questo profeta nel Nuovo Testamento ha un volto, è l'ultimo profeta dell'Antico Testamento, se volete il primo santo del Nuovo Testamento, è Giovanni Battista, il quale è venuto ad annunziare l'avvento del Messia. Non un profeta qualsiasi, Giovanni Battista, ma un profeta che grida nel deserto di ogni tempo che solamente Gesù è il forte, solamente Gesù è il Signore della storia, solamente Gesù è colui che battezza in Spirito Santo. Questi sono attributi dati solamente a Dio. Quando nella scrittura si dice e si parla di Dio, si dice che Lui è il forte, perché è più forte di qualsiasi nemico, è più forte di qualsiasi divinità. Inoltre si dice che Gesù è il Signore della storia, perché Giovanni Battista aveva una vita molto semplice, essenziale, perché aveva una grande finalità, quello di annunziare l'avvento di Dio e allo stesso tempo di battezzare. Un battesimo che non è remissione dei peccati, ma invitava la conversione, però i peccati rimanevano. Invece Gesù non ha portato un altro battesimo. E vede, davanti a questo Gesù, che cosa succede? Che Giovanni Battista non è detto neanche di sciogliere il legaccio dei sandali. È un'immagine che si rifà all'antichità, quando i popoli erano vinti da un altro popolo e da un altro re. I principi di questo popolo, che cosa dovevano fare?
avvicinarsi e slanciare i sandali, sempre quasi quasi di distensione per i piedi del sovrano, ma non invece per coloro che erano stati vinti, perché così erano messi sotto i piedi del sovrano, il quale aveva vinti. Ora, quando Giovanni Battista dice a Gesù che lui non è degno di sciogliere i ghiacci, vuol dire che Gesù è al di sopra dei principi di questo mondo, è più forte, è più vero, è il vero principe della storia, perché è il creatore, perché è il Signore. Questo Signore che è capace di battezzare il Spirito Santo, cioè di donare la grazia, di donare l'amore, di donare la remissione dei peccati. Solo Gesù può fare questo. Per cui veramente lui è Dio, è il Santo, è il Forte, è il Signore della storia, anche della mia storia. E anche io non sono degno di avvicinarmi a lui, di sciogliere le braccia di sandali. Cioè, che cosa voglio dire con questa espressione? Che lui è il Signore e lui mi dice ciò che è bene e ciò che è male. Lui lo dice attraverso la luce della coscienza, lo dice attraverso la parola di Dio che lo ascolto. Per cui lui veramente il mio tutto e il mio bene, io mi devo confrontare con lui, ma non un confronto alla pari. Lui è sempre il Signore, e quindi devo ascoltare questa parola e metterla in pratica. E non sono io il creatore né dell'essere né della verità né del bene. Questa verità, questo bene, tutto è presente dentro di me attraverso una legge che non sono io a darmi. Anche nell'antica Grecia c'era una tragedia, esempio di Sofocle, l'Antigone, e questa eroina dell'antichità diceva: dentro di me c'è una legge per cui io vado addirittura contro la legge dello Stato, che mi dice di non seppellire il fratello. Sembra che il fratello si chiamava Creonte, non so se qualcuno mi potrebbe confermare. Anche se lo Stato mi dice che io questa cosa non la devo fare perché io andavo contro la legge dello Stato, io lo faccio perché? Perché dentro di me c'è una legge che non ci siamo creati noi, me la trovo dentro, è una legge superiore a qualsiasi verità che l'uomo si è prodotto, ricreato. E questo non succede anche per noi, dentro di noi vi è il bene che il Signore ha messo attraverso la sua legge, di cui la coscienza mi dice: fai bene ed è male, ama la vita e conserva questa vita, e poi cerca la verità, cerca il bene, ama la bellezza. Sono leggi dentro di noi che nessuno di noi si è dato, ma che ci sono, di cui la coscienza ci dice qualcosa, perché la coscienza è la voce che ci dice il bene da fare, il male da evitarsi. Ma questa coscienza ha bisogno anche di essere illuminata dalla parola di Dio, dalla parola di Cristo, e lui stesso la verità. Per cui è questo il bene che devo seguire. La parola di Gesù è il bene al di sopra di ogni altro bene. E io per questa parola sono disposto anche a morire, anche a soffrire, anche a dire meno alla mia gloria umana, sapendo che quando metto in pratica questa parola non solo vivo nel bene, ma vivo nella gioia, così come hanno fatto i martiri, così come hanno fatto i santi, perché sono stati battezzati non solo di nome, ma di fatto, perché tanti sono battezzati di nome, registrati nei registri di battesimo, però il proprio battesimo l'hanno distrutto, anche se rimane sempre il dono ricevuto, anche se qualcuno volesse, così come diciamo noi in dialetto, scancellarsi dal libro dei battesimi, non potrebbe mai farlo, perché dentro di noi il battesimo imprime il oui, vabbè, arrivati qua, però si dorme, imprime il carattere, il sigillo, no? Il sigillo indelebile dello spirito, per cui dentro di noi possiamo dire quasi un'assurdità, non tutti i uomini sono uguali, mi piace dire questa espressione, non tutti, sì, perché i cristiani hanno qualcosa di più, il sigillo del battesimo. Per questo dobbiamo sentire l'esigenza di portare il Vangelo e non una semplice
di violenza sociale, va bene questa, va bene, meno male, certe volte neanche questa c'è purtroppo, ma in noi dobbiamo sentire l'esigenza di portare la verità del Vangelo e di donare la grazia del battesimo per essere tutti figli di Dio e fratelli tra di noi, per un di più che spinge i cristiani a essere più responsabili davanti al mondo, davanti alla storia e davanti a Dio. Un battesimo da mettere in pratica, da vivere la nostra fedeltà al Signore, al Vangelo, alla Chiesa, così come hanno fatto i santi. E per questo battesimo i santi hanno donato la vita, sono stati eroici, chi versando il sangue ancora oggi, tanti cristiani muoiono per accogliere Gesù. Oggi c'è una persecuzione imbarazzante nei confronti dei cristiani, tante volte non se ne parla perché siccome in televisione non fa più audience parlare male della Chiesa, allora è meglio parlare male della Chiesa. E invece sapete, parlare invece dei cristiani che vengono perseguitati in tante parti del mondo, e questo può creare tante volte un po' di scompiglio. Invece proprio per questo, anche in questo momento ci sono i nostri fratelli che vivono la stessa fede, non perché hanno fatto chissà quale errore o quale peccato, ma solamente perché hanno una religione che si chiama cristianesimo, perché sono fedeli a Cristo, sono fedeli addirittura al Papa, vengono incarcerati, messi da parte, perseguitati tante volte, pensate in tanti regimi passati e presenti, sacerdoti, vescovi, sono stati cambiati in prigione, perché? Perché i cristiani parlavano da cristiani, e il cristiano è solamente colui che ti parla di Dio, che ti parla di verità di fede, per cui l'uomo fa questa tensione naturale per Dio, per la fede, perché la tensione religiosa è una tensione naturale, e pertanto la professione di una religione è un diritto naturale della persona, che nessuno Stato può mai sopprimere, altrimenti è uno Stato iniquo, e quando la politica o lo Stato è iniquo, quello Stato non merita di sussistere, pertanto è lecito la sollevazione popolare, di cui altre volte noi un'espressione, ad esempio, dei regimi democratici o dei poteri democratici, è il diritto di sciopero. Tante volte questo viene abusato, soprattutto dai ragazzini che vanno a scuola. Qualche volta ti dico, ma perché? Io ho detto, non ti ero la sua perché? Boh, non è una motivazione per andare a scuola, però è una motivazione per lo sciopero, è una motivazione nobile. Perché? Perché vuol dire che un diritto naturale viene messo in discussione. E i cristiani in questo devono intervenire, perché noi siamo cristiani in mezzo società, perché vogliamo portare il Vangelo nel mondo, sapendo che il Vangelo è possibile praticare nel mondo. Dice Benedetto XVI in una enciclica sua, Spe Salvi, dice che le verità di fede, soprattutto per quanto riguarda la condizione sociale e comunitaria, non sono mai contro l'uomo. Certo, noi abbiamo una liberazione che ci viene dall'alto, però tutto quello che la Chiesa cristiana insegna nella morale, pensate al bene della vita, al bene della famiglia, al bene della costruzione della società civile, tutte queste cose che sono verità che vengono anche dall'alto, cioè da Dio, non sono mai contro l'uomo, e gli uomini di buona volontà, mettendosi insieme, possono arrivare a queste verità. Pertanto la fede non è mai contro l'uomo, è sempre per l'uomo, sempre per la costruzione dell'uomo, perché Gesù ha voluto salvare tutto l'uomo, anima e corpo, tutto l'uomo e tutti gli uomini, non solo l'anima. Per i cristiani, bisogna i cristiani vogliono la Chiesa, e la religione deve essere una religione che deve essere la Chiesa, e mai uscire, mai a parlare, mai a dire, ad esempio, che la morte è peccato, oppure che la convivenza non è una soluzione ottimale per un rapporto tra uomo e donna, oppure lo sfruttamento dei lavoratori, oppure altre leggi che non rispettano la dignità della persona, del lavoro, della famiglia, in altre situazioni, queste cose
sempre bravo. Diceva, chissà che un vescovo cosa deve essere buono, o un prete, oppure un cristiano, se non deve accendere le candele. Accendere le candele lo sono per tutti. E noi invece dobbiamo essere profeti della storia, della nostra testimonianza. Quindi noi non siamo solamente persone che pensano solamente a pregare. La preghiera per noi è la forza, la luce, la grazia. Se non preghiamo, non viviamo la grazia di Dio, come possiamo andare nel mondo? Il mondo ci rovina, ci trafica. Invece poi il cristiano è quello che sta nel mondo per portare la luce del mondo. Noi siamo nel mondo senza essere del mondo. Del mondo. Invece i cristiani tante volte sono mondani, mondani e mondani. E un cristiano mondano non piace, viene criticato. Viene criticato. Perché non piace molto. Meglio essere, come diceva Carmelo, meglio essere contestati ma non insignificanti. E qualche volta noi siamo insignificanti, insignificanti, lì dove il Signore ci ha posto. Noi siamo persone spirituali, viviamo nel mondo, senza essere del mondo, perché sappiamo che il nostro cuore è in Dio, il nostro cuore vive in Dio, e il nostro cuore ha un'altra sorgente, un'altra finalità, che è l'amore di Cristo. Allora, oggi la festa di San Nicola, sicuramente San Nicola è un po' di tanti uomini, non so se qualcuno ha portato pure un po' di genere, qualcuno che ha portato la colletta, non so quanto stava sulla colletta, mi dispiace, però bisogna pure pagare le collette, le tasse, sapete, le tasse bisogna pagarle pure, poche volte si confessa questo peccato, che non si pagano le tasse, Vabbè. E però San Nicola è stato un santo molto deciso, no? molto forte, addirittura nel 325 partecipò al concilio di Genova, un grande operatore sociale, anche se era un vescovo proprio convinto delle sue idee, soprattutto della divinità di Gesù, per cui, così come noi diciamo, della stessa sostanza del Padre, il Figlio di Dio, no? Uguale a Dio, perché Dio come il Padre. Ora, San Nicola è stato un grande santo della carità, soprattutto perché ha salvato delle giovanette, no? da una situazione difficile. Non ha compiuto tanti miracoli, noi ce l'abbiamo qui con il nostro grande patrono. Lui è stato, sapete, lui è venuto spontaneamente a Bari, no? Però sì, perché se voi leggete la storia del discepolo secondo, oppure anche di altri storici dell'epoca, perché intorno al 1089 è arrivato qui San Nicola, raccontano che San Nicola si è lasciato urbare dei vari cristiani, cioè, si è lasciato, lo voleva. E noi vogliamo prenderla in maniera benevola questa invenzione, sarebbe una grande ricchezza di un grande padre, di un grande santo, che ci dimostra come si può mettere insieme Vangelo e società, come si può mettere insieme tensione verso il regno e costruzione della società. Questo è veramente il modello di tutto questo, di Maria, l'Immacolata, alla quale dobbiamo chiedere questa grande grazia, quella di essere come lei, santi e immacolati dell'amore. È possibile oggi essere cristiani, è possibile anche non fare più peccati. So che voi non fate si vede la faccia, non più peccati di oggi. Forse sono i peccati originali che avete avuto, però il battesimo ve l'ha tolto, si vede, io no. Però è possibile non fare più peccati. Come? Non pensando che quelle cose non sono più peccato, oppure non dicendo più confessione, ormai la Chiesa prima moderna, Papa Francesco, Papa questo, Papa quell'altro, Papa mobile, Papa così, Papa carrozza, tutte queste cose qua, no? Niente, no, ma niente di tutto questo, niente di tutto questo. La Chiesa è solamente fedele alla luce di Gesù. E invece alla Madonna dobbiamo chiedere questa grande grazia. Innanzitutto che aiutarci sempre ad essere grandi cristiani, di darci
la grazia della salute, perché per fare il bene abbiamo bisogno della salute. E dobbiamo chiedere alla donna questa grazia, ma allo stesso tempo vogliamo dire alla Madonna che vogliamo essere sempre come amati di lei, perché pensando a lei sicuramente avremo in più, una spinta in più per fare il bene, anche quando qualche volta ci sono le tenebre della nostra vita. Lei veramente è l'aurora della luce, l'aurora del vero giorno che è Cristo. Benedettissimo Padre, vi presento Galeria Emanuela, Claudia Antonia, la Foggia Maria Gabriella, che chiedono di far parte dell'Associazione Femminile dell'Immacolata. Credi che siano interiormente preparate e bene di far parte di questa benedetta associazione? Udito i membri del consiglio d'amministrazione dell'associazione femminile, credo di poter assicurare la loro serietà e consapevolezza. E io auguro con grande gioia queste figlie che oggi vogliono interamente consacrarsi all'Immacolata Concezione con la consapevolezza che renderà onore a Cristo e alla Chiesa. Ci vediamo in piedi. Facciamo insieme adesso la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre di Padre, Creatore del cielo e della terra, in tutte le cose visibili e invisibili, e credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato da Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, la luce e la vita della vita, generato e creato dalla stessa sostanza del Padre, perché al termine della vita, con l'aiuto della Vergine Maria,
possano entrare nella gioia della tua dimora. Per Cristo nostro Signore. Ricevete quest'abito con la quale siete ammessi a far parte dell'Associazione Femminile dell'Immacolata Concezione. Vi aiuti la Madre di Dio a rivestirvi di Cristo che vive in voi per rendere gloria alla Trinità e cooperare nella Chiesa al bene dei fratelli. Per Cristo il nostro Signore. Amen. La nostra grande preghiera al nostro Padre e insieme diciamo: Signore, vieni e proteggi il tuo popolo.
Nella dimora dello splendore della gloria ci chiamerà a possedere il regno promesso, che ora possiamo sperare vigilanti in attesa. E noi, tutti gli angeli, alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua lode. Thank you.
e regna il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che è il Dio nostro, vi lascia la pace, vi dà la pace, vi guarda i nostri peccati, alla fede della Chiesa, dono unità e pace, secondo la tua volontà, che viverai nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Thank you.
Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ci hai benedetti con il pane della vita, insegnaci a valutare con sapienza i beni della terra nella continua ricerca dei beni del cielo. Per Cristo nostro Signore. Con questa serata abbiamo concluso l'itinerario della Lodeina in onore della Madonna Immacolata, però non è conclusa la preparazione perché domani è giornata di vigilia. Innanzitutto la giornata di vigilia significa fare un piccolo fioretto, ecco, che significa, un po' di tempo fa, il giorno 7, è la giornata di digiuno, così come venerdì santo, giornata di digiuno. Ora non voglio togliervi un, come dire, non riesco a trovare le parole, però molte tese, le frittelle, come se di noi non so che cosa, è più facile togliervi da modo di marito, ma le frittelle. Allora, immagino. E però un piccolo corretto, possiamo, sapete voi, posso mangiare. Siccome c'è la
Il Signore sia con voi.